Uomini, guerrieri della Caledonia, ascoltate. Ogni volta che io cerco di guardare dentro le cause della guerra e al destino che ci sovrasta, sento crescere la fiducia che questa giornata e il vostro accordo saranno l'inizio della libertà per tutta la Britannia, perché tutti insieme vi siete qui radunati, perché non siete ancora contaminati dalla schiavitù, perché oltre noi non esiste alcuna terra, nemmeno il mare sicuro da quando ci minaccia la flotta romana. I romani sono ancora più ostili e dalla loro superbia non c'è scampo, nemmeno con l'ossequio e la sottomissione, predatori del mondo intero. Dopo aver tutto devastato, non avendo più terre da saccheggiare, vanno a frugare il mare. Avidi se il nemico è ricco, smaniosi di dominio se è popolo. Non sono saziati né dall'Oriente né dall'Occidente. Rubare, massacrare, rapinare. Questo con falso nome chiamano impero, e là dove hanno fatto il deserto dicono di aver portato la pace. Non c'è dunque speranza di essere risparmiati. Armatevi di coraggio, sia voi che avete cara la vita e sia voi che desiderate fortemente la gloria. I briganti, sotto il comando di una donna, Boudica, sono riusciti ad incendiare una colla, a espugnare accampamenti. Noi che siamo vigorosi, indomiti, pronti a combattere per la libertà, ma stiamo tutti per primo scontro con i uomini e la Caledonia! Anche l'esercito romano giunse al monte Graupio. L'esercito romano fu schierato, pronto per la battaglia, Giulio Agricola prese a parlare per accendere l'animo dei soldati.
battaglie. Spesso abbiamo dovuto impegnarci a fondo contro il nemico o sopportare grandi fatiche quasi contro la natura stessa. Mai però ho dovuto lamentarmi dei soldati o i soldati di me. Noi la Britannia l'abbiamo scoperta e sottomessa. Dopo lunghe marce attraverso paludi, montagne, fiumi, ecco di fronte a voi, all'estremo confine delle terre, i Caledoni, i britanni che più a lungo hanno resistito. Eccoli, stanati dai loro covili, affrontiamoli con valore, vinciamo e tutto ci sarà facile, perdiamo e avremo tutto contro. Dal canto mio, da molto tempo so bene che mai reca salvezza a un esercito o a un comandante girare le spalle al nemico. Dunque, una morte onorevole è preferibile ad una vita di vergogna. Del resto, non c'è nulla di inglorioso nel cadere vicino all'estremo confine delle terre e della natura. Soldati, combattiamo e vinciamo nel nome di Roma!